366 storie della buonanotte di Teresa Buongiorno, 1990, Arnoldo Mondadori editore. 23 dicembre. Il capitano Nemo aveva ragione. Chissà se Verne immaginava di aver contagiato all'avventura un gran numero di ragazzi. Fatto sta che almeno tutti gli esploratori dei poli avevano letto i suoi romanzi da bambini e si erano ripromessi di fare di persona ciò che lui raccontava. Così, con quella spinta, erano arrivati al Polo Sud, Amundsen, alla fine del 1911, Robert Falcon Scott un mese dopo, nel 1912, Richard Evelyn Byrd, che a quell'epoca era troppo piccolo, superò tutti nella corsa al Polo Nord, arrivandoci in aereo nel 1926. Poi decise che in aereo sarebbe andato anche al Polo Sud, dove Amundsen e Scott erano giunti con cani e slitte. Così mise sui ghiacci dell'Antartide un campo base da cui decollare e lo chiamò Little America, la piccola America. Si era portato 4 navi, 4 aeroplani, 100 cani groenlandesi e 82 persone, tra cui c'erano i migliori piloti sportivi e i più importanti studiosi del mondo. Il suo aereo dovette superare altissime montagne a 3.000 metri e per alzarsi così in alto, Byrd fu costretto a buttar via approvvigionamenti e carburante. Fu sul Polo Sud il 29 novembre 1929. Aveva abbastanza benzina per tornare indietro, dopo aver lanciato la bandiera americana. Nel 1933, Byrd organizzò una nuova spedizione con scopi scientifici. Restò per mesi da solo in una stazione meteorologica a 52 gradi sotto zero, facendo ricognizioni col suo aereo. La quarta spedizione fu nel 1946-47 ed è stata la più importante mai realizzata, con 12 navi e 4.000 uomini. Furono effettuati 84 voli per disegnare nuove e più precise carte geografiche. L'eroe di Verne, il capitano Nemo, aveva ragione. L'Antartide è davvero il sesto continente ed è più grande dell'Australia. Spero che ti sia piaciuto questo video. Fammelo sapere selezionando il pollice all'insù. E se ti iscrivi al canale di Libri da Camera, potrai ricevere le notifiche di quando pubblicherò ogni prossima lettura.